Siamo in compagnia di Goran Olwic, l'uomo simbolo della Vasto Basket. Prima il presidente Spadaccini diceva che la gara di domenica sarà fondamentale per il vostro prosieguo. Per te, da un punto di vista personale, che stagione è stata? Prima cosa, questa domenica per noi è la partita fondamentale. Durante tutta la stagione cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo, di fare i playoff. Siamo arrivati adesso, mancano 2 giornate, dobbiamo vincere tutte e due. Per noi questa domenica è fondamentale vincere a casa contro Lanciano. In questa stagione c'è stata una partita in particolare che porti nel cuore. Sinceramente proprio contro Lanciano, penso a gennaio, la partita che abbiamo vinto, che abbiamo sofferto durante tutta la partita, alla fine grazie soprattutto al nostro pubblico, grazie al gruppo che abbiamo creato quest'anno siamo riusciti di vincere la partita e penso che quella vittoria era una spinta in più per poter arrivare a questo obiettivo. Quindi per noi, come ho detto già, è fondamentale, soprattutto trovare la gente che appoggia al gruppo, trovare il palazzetto pieno perché questa partita deve portare delle cose belle. Cosa dice un leader come te alla squadra a poche ore da un match così importante? E niente, cercare di stare sereni lo più possibile, di fare le cose che già abbiamo fatto durante l'anno. Penso che il gruppo già è più che pronto per queste ultime giornate. Niente, dobbiamo stare sereni, dobbiamo fare delle cose che penso che ognuno di noi è consapevole cosa deve fare per aiutare al gruppo. Questo per te è stato un ritorno alla Vasto Basket, il rapporto ormai è sempre più solido con la società. Sì, io come sempre ho detto, trovo delle persone a cui io voglio bene, che mi rispettano, che c'è un rispetto mutuo, penso che mi sto trovando bene. Sinceramente non è stata una stagione semplice, abbiamo avuto delle difficoltà durante l'anno, però come si sta avvicinando la fine penso che si sente di nuovo quell'energia che sempre abbiamo avuto qua al Pala BCC.